Lamezia Terme perché è in questa cittadina della Calabria che è stato eletto il primo deputato leghista della storia calabrese. Solo che questo deputato leghista, Domenico Furgiuele, ha una particolarità. Una particolarità perché ha una parentela ingombrante. Il suocero è in carcere per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il suocero ha i beni confiscati in primo grado su richiesta della procura antimafia di Catanzaro. La moglie di Domenico Furgiuele è rimasta coinvolta anche nel sequestro del padre, proprio perché alcuni beni per la magistratura erano riconducibili proprio al padre, cioè al suocero del deputato leghista. Il capo della Lega a Rosarno si chiama Vincenzo Gioffrè. Gioffrè negli anni passati ha fondato due società cooperative insieme a dei personaggi legati all''Ndrangheta. Sempre a Rosarno il consigliere comunale in quota Lega si chiama Enzo Cusato. Cusato è il consuocero del boss locale Rocco Bellocco. Sia Cusato che Gioffrè erano presenti dopo le elezioni del 4 marzo 2018 in Calabria al comizio di festeggiamento per lo straordinario risultato ottenuto dalla Lega in Calabria. Non solo, erano seduti allo stesso tavolo con Matteo Salvini, andato a Rosarno per festeggiare l'exploit elettorale del 4 marzo.